La diretta. Allora, Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, nome vero è questo qua, nasce nel 1941, ma lo dico subito, è assolutamente impossibile fare una biografia, non è assolutamente mia intenzione, non voglio, non devo, e quindi mi concentro fondamentalmente su una parte di carriera poco considerata, secondo me a torto. Se sentite dei rumori in sottofondo è il mio gatto che è completamente pazzo, più o meno come me. Vediamo tanto di cercare un altro video mentre... Ok, eccolo qua. Questo disco di cui parlerò, la parte di carriera di cui parlerò fondamentalmente stasera, è quella relativa al disco che è stato già nominato, che è questo qua, Oh Mercy, uscito nel 1989. Un grandissimo capolavoro, non c'è niente da dire, è un disco splendido, è un disco registrato con l'aiuto del produttore Daniel Lanois, che aveva lavorato già con gli U2, ovviamente, insomma, era l'artefice del suono di tantissimi successi e dischi degli U2, ma non solo. E fa recuperare una forma, diciamo così, a Bob Dylan, una forma artistica che non aveva da moltissimi anni, per qualcuno assolutamente... Da questo disco qua, che è Blood on the Tracks. Allora, alcuni dischi non ce l'ho con me perché, insomma, i vinili principali degli anni 60 di Bob Dylan sono ancora a Palazzo Blu, a Pisa, dove c'è una mostra di dischi miei, e, però sono qua ci sono alcuni che non possono assolutamente mancare nella discografia di qualunque appassionato di musica, non di Bob Dylan. Cioè, questo qua non può mancare. The Times They Are Changing, Blood on the Tracks, Time Out of Mind del 97, un capolavoro allucinante, splendido. Questi, come minimo questi, più tanti altri degli anni 60, tipo, che ne so, The Free Willing Bob Dylan del 63, oppure Bringing It All Back Home del 65, ovviamente Howie 61 Revisited sempre del 65, Blonde on Blonde del 66. Questi sono dischi fondamentali per qualsiasi discografia di chiunque ami la musica. Bob Dylan, non si può non parlare anche un po' di letteratura, qui c'è qualche libro dedicato a lui, ne faccio vedere qualcuno. Questo qua è un libro biografico molto interessante. Faccio vedere quelli che più o meno si trovano ancora, questo è della Feltrinelli. Questo è un atlante musicale, la Giunti faceva questi libri dove dentro ci sono tutti i dischi, tutta la biografia, anzi la discografia, vediamo fino a quando arriva, con... Allora, arriva addirittura fino al 2003-2004, ok, quindi mancano l'ultima decina di anni. Anche questo è un disco, un libro della Editori Uniti, che analizza un pochino più analiticamente tutta la discografia fino al 2002. Questi sono tre volumi, ormai purtroppo introvabili, di traduzioni dei testi di Bob Dylan in italiano da parte di Tito Schipa Junior, che mi ha anche autografato questo. Nel 2015 sono traduzioni fatte tenendo conto sia il significato del testo che la musicalità delle liriche, perché, ricordiamolo sempre, si tratta di canzoni, non si tratta di letteratura. Ho lasciato per ultimi, a parte anche questo è molto interessante, questo qua si chiama Bob Dylan, questo l'ha stampato Guanda, è in italiano, è molto interessante. I due libri più importanti probabilmente scritti con e da Bob Dylan, anzi tre, sono questi qua. Uno si chiama La Repubblica Invisibile e l'ha scritto il famosissimo critico musicale Gail Marcus. Si trova ancora, edito da Arcana. Questo è un disco scritto, un libro, scusate se ho il disco in testa, stampato da Mondadori, Tarantola, dove c'è una frase fantastica e veritiera di Bruce Springsteen. Elvis Presley ha liberato il nostro corpo, Bob Dylan ci ha liberato la mente, e questa è la verità. E poi c'è il libro, l'ho lasciato per ultimo, scritto direttamente da sua bobbità, His Bobbiness, come dicono gli inglesi, lo dicono davvero, che è Chronicles, volume 1, uscito nel 2005, mi pare, dove sono quattro capitoli, anzi no, cinque capitoli in questo libro. In uno di questi parla proprio della genesi, prima e intorno a questo disco capolavoro dell'89, che ripeto è Oh Mercy, Oh Misericordia, oppure Pietà, si può tradurre in tutti e due i modi. Molto molto interessante, dove emerge anche un Bob Dylan molto molto più umano di quello che sembra. Sempre dallo stesso disco adesso io, Oh Mercy, vi faccio vedere, senza dire niente perché è assolutamente impossibile, faccio vedere un po' la discografia.
Così la smetto di parlare e vi metto una canzone assolutamente struggente, probabilmente anche adatta ai tempi che stiamo vivendo, ai tempi bui, in cui insomma anche qualcuno di noi conosce sicuramente, insomma io sì, qualcuno che è anche ricoverato per questa orrenda malattia che ci sta circondando, insomma ci sono vari significati che possiamo trovare, anche una che è quello religioso, perché la canzone è Ring Them Bells, che è una canzone stupenda, la vado a mettere dal vinile e ce l'ascoltiamo e in silenzio poi scorro alcuni dischi, alcuni vinili. Adesso comincia. Un brano fantastico, molto, molto intenso, di cui ora, casomai, intanto mentre che alzo la puntina del vinile, potrei anche leggervi delle le traduzioni, perché, insomma, secondo me merita la verità. Allora, Guido Vanni, sì, no, grazie, no, sono alcuni, non sono tutti i dischi di Dylan che ho detto prima, alcuni sono Palazzo Blu. Bob Dylan è uno imprescindibile, non si può, non si può amare la musica popular del XX secolo e non conoscere la discografia di Bob Dylan, perché Bob Dylan è imprescindibile, Bob Dylan è influente, Bob Dylan può non piacere, può stare antipatico, uno può non sopportarlo, ma è assolutamente la personalità più importante e influente, non solo ovviamente nella scrittura delle liriche, si potrebbero dire veramente tantissime cose su questo,
ma anche dal punto di vista musicale, anche perché la sua unione del folk con rock and roll al famosissimo Festival di Newport del 1965, che scandalizzò i puristi, in cui lui, insomma, lo sapete tutti, quelli che amano la musica lo sanno, infilò la chitarra elettrica nell'amplificatore, quello era un festival folk. Gridarono al tradimento e addirittura nella tournée inglese del 1966 ci sono bootleg poi pubblicati anche ufficialmente. Qui ci sono un po' di CD, perché alcuni dischi di Bob Dylan sono usciti solo su CD, soprattutto le bootleg series, tante di quelle, soprattutto dalla prima alla decima. Alla decima siamo arrivati al quindicesimo appuntamento. Questo è l'ultimo uscito nel 2019 e affronta gli anni dal 67 al 69, quando era insomma, collaboratore molto spesso di Johnny Cash. Insomma, molti esistono solo su CD e non su vinile. Quindi molti dischi di Dylan sono lì, in questa specie di colonna che ho formato prima. Stavo dicendo, è fondamentale appunto anche per le svolte musicali. I Beatles non sarebbero i Beatles che conosciamo se non avessero conosciuto di persona Bob Dylan, nel famoso tour del 66 inglese, quello dove appunto, stavo dicendo, gli urlarono Giuda perché gli davano del traditore. E vabbè, insomma, ci sarebbero veramente tante cose da dire su Bob Dylan, ma come al solito il tempo è tiranno. Questo disco qua, che è fenomenale, prima ho detto, insomma, ho fatto ascoltare all'inizio Political World, che non è forse la canzone migliore, ma ci dà l'idea, no, che tutti viviamo in un mondo politico dove la politica non è partitica, ma è decisione dei pochi sui tanti. Vi leggo i titoli, gli appassionati di Bob Dylan riconosceranno alcuni titoli di canzoni straordinarie, che sono, per esempio, Everything is Broken, un altro pezzo molto famoso, Rhythm and Bass l'abbiamo appena ascoltata, Man in the Long Black Coat, di cui hanno fatto in tantissime versioni, tantissime cover, Most of the Time, Shooting Star, ce ne sono veramente tante, sono 10 canzoni e molte di queste sono entrate nel repertorio non solo di Bob Dylan dal vivo, ma anche nel repertorio di tantissimi artisti che le hanno appunto risuonate e ricantate. Questo testo, Ring Them Bells, è un testo molto intenso. Ovviamente ci sono un sacco di immagini bibliche, come Dylan usa fare dagli anni 60, ma non voglio leggerlo perché, insomma, si trova in rete, ve lo fate da soli. Quello che voglio segnalare, però, per esempio, fra i tanti film che sono usciti, per esempio questo qui è straordinario, Don't Look Back, è un documentario del Tour del 65, esiste in questa versione straordinaria, ora non c'ho tempo di far vedere cosa contiene all'interno. Poi c'è un documentario di Martin Scorsese, fantastico, No Direction On, mi stanno dicendo, anche lui diventò elettrico perché fu influenzato da altro. Una volta disse che è il miglior gruppo del rock, e poi non riesco a leggere perché nei commenti si leggono solo le prime 3 righe. Chi era il miglior gruppo del rock? Insomma, ci furono influenze ovviamente reciproche, ci mancherebbe altro. Anche Dylan cambiò moltissimo perché aveva ascoltato i Beatles. Quando i Byrds prendono la sua Mr. Tambourine Man e ne fanno una versione elettrica, anche a lui, anche a Bob Dylan stesso, gli si aprì un mondo. Tanto per far capire che è impossibile ingabbiare Bob Dylan in una definizione, in una decade, perché anche nelle decadi successive agli anni 60 ha fatto veramente grandissimi dischi. Basta pensare appunto a Blood on the Tracks, che, ripeto, dovete avere, chi non ce l'ha, quello è un capolavoro assoluto. Ne ho scelti veramente pochi perché, insomma, per fare una selezione. Time Out of Mind, ancora con Daniela Noack alla produzione, è fantastico. Insomma, questo film di Todd Haynes, il regista Todd Haynes, c'ha un'intuizione geniale questo regista, perché per tracciare il ritratto biografico di Bob Dylan ha chiamato 6 attori diversi, fra cui anche delle donne, perché c'è Cate Blanchett, che è questa qua, che interpreta Bob Dylan in un modo veramente credibile. Poi c'è Christian Bale, c'è Richard Gere, Heath Ledger, insomma, che tutti interpretano Bob Dylan. E è un modo perfetto, secondo me, per far capire che Bob Dylan non è possibile, appunto, ingabbiarlo. Io non sono qui. Bob Dylan è sempre da un'altra parte. Bob Dylan è uno che ha anticipato i tempi, li ha seguiti, è andato in crisi, ha sbagliato un sacco di cose, ha ammesso i propri errori. Se uno legge i suoi libri, i suoi scritti, lo capisce. Sicuramente non è un personaggio simpatico, perché, insomma, lo sappiamo. Però è, ripeto, fondamentale per la cultura, tant'è che, insomma, è multiforme, mi dicono esattamente, esattamente multiforme.
Ciao a tutti quelli che si stanno collegando adesso. Volevo però passare a un'altra canzone, dopo averne fatte sentire due da Omersi, che fu uno scarto. Rifaccio vedere la copertina. Eccolo qua. Ok? Questo era un murale che lui trovò in un ristorante cinese, fra l'altro. Chiese i diritti per l'utilizzo e insomma poi furono accordati. Questo è un suo ritratto dopo la doccia, evidentemente, che è sul retro del disco. Durante la registrazione di questo disco registrarono un'altra canzone splendida, di cui ora vi faccio vedere il video sperando che non si blocchi tutto, che uscì per prima in questo cofanetto. Questo fu il primo cofanetto con una marea di inediti. Si chiama The Bootleg Series, volume 1 e 3, perché erano 3 CD. E contengono canzoni mai pubblicate prima, dal 1961 al 1991. Infatti, è la canzone inedita dalle sessions di Omersi, che io trovo visionaria e bellissima, si chiama Series of Dreams, cioè la serie di sogni. E adesso ve la faccio vedere e ascoltare. Ci sono tantissime immagini di repertorio di Bob Dylan qua, interessante anche per questo. La tecnica dello slow motion. Everything stays down where it's wounded and come to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific. Just thinking of a series of dreams. Insomma, questa canzone non so se qualcuno se la ricorda, se qualcuno la conosceva. Per me è una grandissima canzone da tutti i punti di vista, sia per il testo che per la musica. Una serie di sogni dove lui descrive proprio questi sogni che stava facendo, ma non solo. Vediamo se trovo il testo che mi ero scritto da qualche parte. Vi leggo qualcosa. Pensavo a una serie di sogni dove nulla arriva alla fine, dove tutto rimane dove è ferito. E arriva uno stop permanente. Non pensavo a niente di specifico, come in un sogno. Quando qualcuno si sveglia e grida, niente di troppo scientifico, pensavo solo a una serie di sogni, dove il tempo e il ritmo volano e non c'è un'uscita in nessuna direzione, a parte quella che non riesci a vedere con i tuoi occhi. Non stavo facendo nessuna connessione particolare. Non cercavo nessuno schema intricato, niente che potesse passare un'ispezione. Pensavo solo a una serie di sogni. Sogni nei quali l'ombrello è piegato, nel tracciato verso il quale sei gettato, e le carte che hai in mano non sono per niente buone, a meno che non siano di un altro mondo. In uno i numeri bruciavano, nell'altro fui testimone di un crimine, in uno stavo correndo e in un altro tutto quello che mi sembrava di fare era arrampicarmi. Non cercavo nessun aiuto particolare, non raggiungevo nessun grande estremo, me ne ero già andato lontano, pensavo solo a una serie di sogni. In poche immagini riesce a tratteggiare delle immagini sempre, sempre molto, 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 molto affascinanti, intense.
insomma, Bob Dylan ha questa capacità incredibile. Poi in tante interviste che vengono fatte anche loro ai suoi produttori, a parte che ultimamente è lui il produttore di se stesso, anche se si firma Jack Frost nei dischi, quando vedete prodotto da Jack Frost non è altro che se stesso, è uno dei suoi pseudonimi. Anche Daniel Lanois dice: non c'è nessun territorio sacro, cioè non è che Dylan scrive un testo e poi quello è sacro e intoccabile, no, l'ho visto prendere frasi di una canzone che aveva pensato per una canzone e spostarlo da un'altra parte, oppure sostituire le parole all'ultimo momento. Insomma, ha una concezione anche dell'opera d'arte molto meno sacra di quello che si potrebbe pensare, di quello che potremmo pensare noi. Questo a me piace molto. Bob Dylan è uno che ha inciso e pubblicato, questo che me li sono stampati veramente per non scoldarmeli, perché sono una marea, sono 38 dischi in studio, di cui alcuni doppi, l'ultimo addirittura Triplicate, si chiama proprio, del 2017, che è triplo, quindi veramente uno che dal 62 al 2017 pubblica 38 dischi in studio, ripeto, non credo che ce ne siano tanti di artisti. E poi ha fatto 12 dischi dal vivo, alcuni usciti in contemporanea, alcuni d'archivio. E poi ci sono le bootleg series, il primo è questo qua, i primi tre volumi sono questi, poi è uscito il volume 4, il famoso concerto alla Royal Albert Hall, che in realtà non era la Royal Albert Hall, ma quello sarebbe difficile da spiegare e non c'è tempo, il tour del 75, che ne so, il periodo più religioso, Trouble No More, quello dal 79 all'81, i demo dei primi anni, dal 62 al 64, i Basement Tapes, che è il disco mitico che ha fatto insieme alla band, la band appunto di Robbie Robertson, eccetera. Insomma, sono The Bootleg Series, sono una appunto serie che continua e probabilmente quasi infinita di registrazioni, di pubblicazioni d'archivio che sono splendide. Ne segnalo una che, fra tutte quelle che ho indicato, probabilmente una delle più sorprendenti è quella del periodo che va appunto dal 1989 al 2006, uscito nel 2008. E si ricorda bene perché è il volume 8, uscito nel 2008, si intitola Telltale Signs, e sono rare and unreleased, cioè rare e inedite, 1989-2006, e contiene veramente delle perle sorprendenti, veramente sorprendenti. E un altro cofanetto che vi faccio vedere, questo è uscito, ve lo faccio vedere perché è fantastico, con la propria confezione, uno deve aprire, fa un po' di fatica a aprire perché c'è proprio, aiuto, la calamita, ecco, la calamita che si apre, qui c'è proprio il marchio Columbia, che è come se fosse uno scrigno, ci sono i dischi dentro, qui c'è un libretto fotografico con le spiegazioni dei testi, eccetera, e poi ci sono tre Greatest Hits, volume 1, volume 2, volume 3, vedete anche dal look le varie fasi della carriera, e poi, fantastico per i fissati, diciamo così, per le fasi della sua carriera, così vi faccio vedere anche qualcosa, questi sono, aspettate che blocco la telecamera, ecco qua, per esempio questa qua, che è un poster addirittura del 1961, questo qua è una foto della famosissima esibizione di cui parlavo prima al Newport Folk Festival del 65, infatti vedete che ha la chitarra elettrica, c'ha la Fender Stratocaster. Questo è un film tratto dal tour del 75, Rinaldo e Clara, con la sua ex fidanzata Joan Baez e tanti altri artisti, fra cui Roger McGinn, eccetera. Questo è un concerto con Eric Clapton, questo è un altro poster del 79, questo è una foto promozionale del 1997 del disco di cui vi ho parlato prima, Time Out of Mind. Questo è un poster di Masked and... questo è un poster del 2002, questo è Masked and Anonymous, ne parlo un attimo perché è strano, la colonna sonora di questo film, in cui Bob Dylan recita, contiene addirittura una versione di un brano di Bob Dylan, niente po' di meno che di Francesco De Gregori e... rullo di tamburi degli Articolo 31, qualcuno forse inorridirà, ma anche questo è Bob Dylan, sceglieva le canzoni in base appunto anche un po' all'istinto. Questa è la copertina del suo libro di cui vi ho parlato prima, Chronicles, volume 1, doveva essere, ripeto, una trilogia, ma per ora non è ancora uscito niente, e questo è il poster della sua trasmissione radiofonica che lui ha condotto per diversi anni, dal 2006, molto interessante, dove faceva riscoprire dei classici antichi del blues e del folk agli ascoltatori. Questo è un cofanetto, appunto, scrigno abbastanza prezioso, si chiama banalmente Dylan,
e contiene la maggior parte dei suoi successi. Allora, qualcuno dice: la delusione rimane in live con i Grateful Dead. Sì, sono d'accordo, è un live non riuscito. Lui proprio nel libro, vi faccio vedere la copertina, è questo qua, Chronicles, si trova in italiano con una traduzione decente. Io non mi fido molto delle traduzioni italiane di solito, ma questa è abbastanza buona. Racconta anche il fatto che lui non aveva per niente voglia di fare questo tour, racconta che i Grateful Dead volevano fare canzoni che lui non suonava da tantissimo tempo e lui non era pronto, eccetera. È anche un po' da questo, dall'esperienza negativa di questo tour con i Grateful Dead, che incide questo assoluto capolavoro che è, ripeto, Oh Mercy. Qualcuno, leggevo prima nei commenti, diceva: io ho visto Dylan 4 volte dal vivo, non me ne frega niente della sua antipatia. Sono d'accordissimo, anch'io l'ho visto boh, 3-4 volte. Mi ricordo una volta a Bologna. Vedo che si è collegato Tommaso Sbrana. Forse ero con lui qualcun altro a Bologna, e di supporto c'era Van Morrison. E ricordo un concerto in cui Van Morrison, antipaticissimo, non parlava proprio, non disse nemmeno ciao, spalle al pubblico, eccetera. E Bob Dylan, che insomma non ci piacque molto. Poi l'ho visto, che ne so, a Pisa in un concerto al campo scuola, se ne parlava oggi su qualche post. L'ultimo che ho visto, l'ultimo concerto che ho visto è di Bob Dylan a Lucca insieme a Francesco De Gregori. Un concerto bellissimo in cui Dylan ha fatto soprattutto il crooner, non ha mai suonato la chitarra, una cosa incredibile. Ha suonato, mi pare, il pianoforte in un paio di pezzi e poi ha soltanto cantato. Ha fatto il cantante. Bob Dylan è veramente questo. Come dicevo prima, non si può ingabbiare, non si può racchiudere. Allora, altro antipatico di chi state dicendo, di De Gregori. Guarda, De Gregori, ne abbiamo parlato prima anche nella diretta, cioè l'ho sentito, che era collegato, di Fabrizio Bartelloni con Francesco Bottai. Bob Dylan è così. Bob Dylan non si può, come dire, criticare come De Gregori, insomma, vabbè. Concludo comunque questa diretta di oggi, prima di darvi appuntamento a domani, in cui parlerò di un gruppo poco conosciuto che si chiamano XTC, scritto XTC, un gruppo inglese che io adoro, è un gruppo di Swindon, di pop fantastico. Ah, Van Morrison diceva che era antipatico. Sì, Van Morrison è antipaticissimo, sono d'accordo, non è per niente simpatico, ma anche lui ha fatto grandissimi dischi. Volevo concludere non con un altro pezzo di questo disco che, ripeto, compratevi, del 1989, ma con la canzone con la quale Bob Dylan ha vinto addirittura un Oscar. Perché non ha vinto solo il premio Nobel per la letteratura nel 2016, ma ha vinto anche un Oscar nel 2000 con una canzone. C'ho il CD singolo lì, ma ora non me lo fate tirar fuori. Con una canzone che si chiama Things Have Changed. E ovviamente viene facilissimo il collegamento con quest'altro disco. The Times They Are Changing. I tempi cambiano completamente. E lui ci ripete un'altra volta che le cose non sono mai uguali. Siamo, come dicevano i Genesis, per citare un'altra band che amo, in the river of constant change. Siamo in un fiume del costante cambiamento e dobbiamo essere pronti appunto a questo flusso, a seguirlo e a secondarlo, a cavalcarlo, a non farci sconvolgere e schiacciare da questi eventi che a volte ci sorprendono e non ci piacciono. Insomma, vi saluto, grazie ancora. Già che ci sono, dico, se volete, di condividere questa diretta, condividete con chi volete. Riproverò a metterla su YouTube, vediamo se mi riesce. Domani XTC, martedì, un'altra piccola anticipazione. Parlerò di Mina e Fossati con Fabrizio Bartelloni in una puntata speciale di Spiriti Solitari, non solo del disco Mina Fossati, ma proprio delle intersezioni fra di loro. E poi mercoledì concludo con gli Alan Parsons Project. Concludo nel senso che poi mi prendo una piccola pausa per le vacanze di Pasqua e ricomincerò a Pasquetta. Quindi, Bob Dylan, Things Have Changed. Ce lo guardiamo e ce lo ascoltiamo prima che l'algoritmo ci blocchi tutti. Grazie a tutti, buona serata e